Attenzione! I fatti narrati in questo video sono fatti realmente accaduti. Quindi mettete un bel mi piace, mettetevi comodi e gustatevi questo video. Buona visione! Salve ragazzi e benvenuti in questo 15° episodio di Cristina e Luca! Raga, questa storia sta diventando tipo la storia infinita! Ma come sempre, in ogni puntata, prologo della puntata precedente, via! Nell'episodio precedente. Luca, amore mio, grazie per le bellissime parole che mi hai detto. Io non speravo che venissi alla cena, ma speravo solo di poterti salutare. Mi hai anche lasciata sola a casa di nonno Pio. Scimmietta rincoglionita e scimmietta che sta ruttando. Io e Elisa non ci siamo lasciati. Saranno i soliti pezzi di merda che ti inventano cazzate per farti continuare a sperare e a rompermi il cazzo. Ricordatevi inoltre che in descrizione trovate il link della playlist che racchiude tutti gli epici e fantastici episodi di Cristina e Luca. E troverete anche il link della playlist che racchiude tutti gli episodi della nuovissima serie di Federico e Valentina, storia di cacca e amore. Ma già number one alle ciance, cominciamo, via! Luca, tu mi blocchi sempre, ma poi mi sblocchi, perché lo sai che senza di me stai male. Ti mancano le mie premure, vero? Cristina, non credo che a Luca mancano le tue premure. Cristina, a Luca gli manca la libertà che non gli dai, Cristina. Luca, a te ti mancano le mie premure. È inutile che lo neghi, Luca. Io lo so, Luca. Tu senza di me non puoi stare, Luca. Io sono il tuo destino, Luca. Non puoi vivere senza di me, Luca. Luca. Grazie al cazzo che ti sblocco. Come ti blocco mi riempi la macchina di post-it. Mi metti i regali nella cassetta della posta. Passi sotto casa mia 18 volte al giorno. 18 volte al giorno, Cristina? Cioè questa passa 18 volte al giorno a casa di Luca e gli riempie la macchina di post-it? Cristina, ma sei un'aliena per caso? No, perché se sei un extraterrestre non ti preoccupare, non succede niente se ti riveli. Al massimo potresti fare un'intervista a Mistero, però oltre a quello nient'altro, non ti preoccupare che non facciamo esperimenti su di te. Però questo non glielo posso garantire, ovviamente. Ma come sei bello in questa foto che hai messo nel profilo. I'm a Trumpster, motherfucker. Quando l'hai fatta? Ti do nel marrone, lo sai? Cristina, che cazzo di foto hai visto? Quando Luca caga il marrone? Cioè, raga, io non voglio credere che Luca abbia messo una foto nel profilo dove caga e si imbracchia di marrone, veramente. Sarebbe una cosa esageratissima. Che figura di merda. Sì, intona con la tua carnagione, amore mio. Sai quante volte ho pensato che quando avremmo un bambino sarà bellissimo. Tutto colorato di marrone. Cristina! Quando avremo un figlio, Luca, lo chiameremo Luca. Che ne dici, Luca? Amore, ma hai anche contato le volte che passo sotto casa tua? Tre faccette cuoriciose. La smetti di chiamarmi amore? Ma sei stupida? Ieri sono andata alla kebabberia. Cioè, Cristina, ti ha detto la smetti di chiamarmi amore? Ma sei stupida? Tu rispondi, ma ieri sono andata alla kebabberia. Cioè, i discorsi non hanno né testa né coda. Cioè, i discorsi di Cristina nel cervello e quando li dice si connettono a coppola di cazzo. Quando ho detto che sarei partita, si sono dispiaciuti tutti. Manderò una cartolina anche a Sofian. Ricordiamoci tutti il grande Sofian. Assorbenti Sofian. Sono gli unici assorbenti unisex. Anche gli uomini possono portarli. Assorbenti Sofian. Cammina anche tu con le gambe allargate. E che cazzo, mi danno un fastidio sti cazzo di assorbenti. Perché è davvero una brava persona e poi ti ha visto crescere. Né maschio o femmina, che non si è capito ancora chi è. Io credo che sia una sorta di extraterrestre provenuto dal pianeta Sofian che è in contatto con Cristina, che fa parte dei grigi. Hashtag le teorie di Dorian Cadmon. Hai ragione, la smetto di chiamarti amore, vita mia. Cristina, la devi smettere di chiamarlo in tutti i modi, si chiama
è Luca, non si chiama né amore né vita mia, non vuole essere chiamato in questo modo, Cristina, cazzo, Cristina! Amore mio, vita mia, tesoro mio, anima mia, cuore mio, amore mio immenso, destino mio, cucciolotto mio, pucci pucci! Devi morire, perché mi fai questo? Lasciami vivere! Sono innamorata di te, lo vuoi capire? Qui Luca cerca di calmarsi un po' e di fare ragionare Cristina. Parliamone, lo capisco che mi ami, però io non ti amo, come facciamo? Bravo Luca, ecco, facciamola ragionare. Può essere che se ragiona, cosa che metto fortemente in dubbio però, lo capisce, spero, ma non credo completamente però. Vivo per te, ti amo più della mia vita. Ti prego, sto soffrendo, ho bisogno di te. Ma cosa c'è in me che non ti piace? Luca, cosa? Non è vero che non mi ami, perché la mamma mi ha detto che avevi il braccialetto al polso, quindi mi ami, altrimenti non l'avresti messo. Non ti amo, che ci posso fare? Se ti avessi amato sarei rimasto con te, ma non ti amo, quindi non ci sto più con te. È logica. Tu mi hai giurato amore per sempre e al funerale di nonna Nunzia mi hai chiesto di non lasciarti mai e che mi amavi troppo. Ora perché dici così? Luca, perché? Chi ti ha fatto il lavaggio del cervello? Tu gliel'hai fatto il lavaggio del cervello, Cristina, tu con le tue stronzate, Cristina. Ecco perché non ti ama più, perché sei un'ossessione, Cristina. Basta di nominare i miei parenti, sei ridicola, prova a ragionare. Ci hai provato, Luca, ma non ragiona, mi dispiace, è inutile. Ha la testa alienata, Cristina, cioè è ottusa cervellamente. Invece te li nomino tutti, se non finisci di dire bugie. Invece te li nomino tutti, se non finisci di dire bugie. Non la finisci di dire bugie, Cristina! Cristo santo! Non ho idea di cosa stia dicendo, non ho capito un beneamato cazzo. Ragioniamo insieme. Io non ti amo. La situazione non si risolve, capisci? L'amore non si inventa, l'amore non si comanda. Io non voglio stare con te perché non ti amo e non posso decidere di amarti. Non ti amo e basta. Grande Luca, bravo Luca. Oh, più chiaro di così, io credo che Cristina l'abbia capito, finalmente. Io credo sempre di no, però andiamo a vedere, può essere che mi sbaglio. Aspettiamo un po' di tempo e le cose si calmeranno. Oddio Cristina, sei un caso perso però, dai. Giuro che io con Andrea non ci sono andata e che per me esisti solo tu. Ma non gliene frega un cazzo a nessuno, Cristina, lui non ti vuole, lo capisci? E te l'avevo detto io che non ci speravo a questa cosa, quando una persona nasce rotonda non può morire quadrata. Ecco, Cristina è nata rotonda, la forma della cogliona. Non mi interessa più. Torna con me e sarò meno gelosa. Un giorno alla settimana ti faccio uscire con gli amici, va bene? Io voglio solo che tu smetta di parlarmi. Fatti una vita. Non voglio stare con te. Non uguale negazione. Grande Luca, qua è diventato il professore della situazione. Eh sì, perché se non gli parli così a Cristina, minchia. Cioè, siamo arrivati al punto che per fargli capire qualcosa a Cristina devi spiegare parola per parola, Luca. Lo sai che la luna vive solo in cielo? Luca! Lo sai? Mi chiedi di smetterti di parlarti, ma chiederesti mai alla luna di non stare in cielo? No, perché morirebbe. La luna non è un animale, Cristina, non muore se non sta in cielo. E il cielo sarebbe poi troppo buio. Anche questa è una stronzata, perché comunque in cielo non ci sta solo la luna, ma ci sta anche il sole, Cristina. Quindi io e te siamo rispettivamente la luna e il cielo e possiamo stare solo insieme, altrimenti siamo tristi e lo sai. Cristina, Luca è triste se sta con te. Ma questa come cazzo lo dovrebbe capire? Ma sei ubriaca? Ti ho chiesto di ragionare. Tu sei ancora arrabbiato e ti senti in colpa per avermi tradita, ma ormai è passato tutto. Stai sereno, vita mia. No! Tu devi ragionare, non io. Io so ciò che voglio. Voglio te, Luca Pio Bannet. Un altro Bannet dalla Cristina. O è una bestemmia o è il cognome di Luca Pio? È il cugino Pio, 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 è il cugino Pio. Voglio solo te, per sempre! Luca, sto cazzo, e basta di chiamarmi col nome completo! Ma che cazzo fai? Senti, ti posso fare una domanda? Lo sai che quando mi fai arrabbiare ti chiamo col nome completo. Chiedimi tutto ciò che vuoi, vita mia. Un'altra volta, vita mia? È inutile, non lo capisce, non lo capisce! Io sono qui per dare risposte ad ogni tuo dubbio. Beh, è arrivato Morpheus di Matrix, è arrivato. Non vedi che è un mese che ti rispondo male? E non ho mai accennato a voler tornare con te? Rispondi sì o no? No! Bene ragazzi, questo
questo 15° episodio di Cristina e Luca finisce qui e mi raccomando, in descrizione trovate il link della playlist che racchiude tutti gli epici e fantastici episodi di Cristina e Luca, e troverete anche il link della playlist che racchiude tutti gli episodi della nuovissima serie di Valentina e Federico, Storia di Cacca e Amore. Mi raccomando, come sempre, tempestate di like questo video, condividete, commentate, al prossimo episodio, ciao ciao! Uè raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, condividete, commentate, mettete mi piace e guardatevi questi video qua che vi sto consigliando io, mi raccomando. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+. Plus.